18. Sì, buonasera, posso avere una politica qui al caserma di Via Sassi, all'Arma dei Carabinieri? Sì, cosa succede? Praticamente stanno massacrando un ragazzo. Che dire, mio papà è morto per strada, come è morto Federico, chiedendo, implorando aiuto a chi lo stava ammazzando e a chi avrebbe dovuto proteggerlo quella notte. Mio fratello è morto di giustizia. Mi ha ammazzato così, da solo. Dovete dire che qui era da solo. Ma io, oltre a chiedermi perché l'onorevole Giovanardi continua ad intervenire sul caso di mio fratello e ogni volta ferendoci, offendendoci, facendo piangere mia madre. Nessuno degli altri deve sapere di questa cosa. Anch'io sono genitore, ma la gente deve sempre polemizzare. Caso. Mandorini ha fatto lo sportello. Prima che inizio sto pezzo a singola attenzione. Con la polizia, lo Stato e la tua cazzo di opinione. Io ci tengo a precisare, farò il bravo in sta canzone. Giuro che non scadrò nella generalizzazione. Ma il sangue delle vittime si eleva da ogni dove. Non ha mai smesso di urlare in silenzio la verità. Processi in cui si ignorano, si insabbiano le prove o rasentano il ridicolo a colpi di iniquità. Piacere vostro onore, sono Mario Mele. Non ho problemi con la giustizia, è la giustizia che ce li ha con me. Perché se non sbaglio a giugno in una di quelle sere, quattro sbirri hanno fatto fuori mio zio senza un perché. Mi gioco uno sfizio di fare anche i nomi. Si chiamano Roberto, Stefano, Piva, Michele, Lucchetti, Francesco, Ercole e poi Sebastiano Cannizzo. Non c'era ragione di arrivare alle mazzate, ma lo ammanettarono e lo uccisero a manganellate. Non avevo contatti col mondo e lo scoprì due mesi dopo. Nel giorno del mio 18 anni nemmeno un buco nero può rappresentare il vuoto che ti lascia nell'anima anche un quarto di certi drammi. Confesso che mio zio non lo vedevo da troppo, per questo mi mangio dentro e se non parlo scoppio. Problemi e cazzi di famiglia, da un po' non si stava insieme, ma ora come glielo dico che io gli volevo bene. E questa è la parte più allegra, tieniti forte, perché sta arrivando quella triste. Perché nonostante i video, i testimoni e la morte, per lo Stato il fatto non sussiste. E mica è solo questa la barbarie, nella sentenza han detto che quelle mazzate erano necessarie. Voi li difendete grulli, ma se vi fermano e sclerano potrebbero uccidervi col metodo Ferrulli. Io sono Stefano, Michele, Carlo, Giulio, Giuseppe, Manuel, Gabbo. Io sono Marcello, Catiuscia, Riccardo, Simone, Giuliano, Aldo, Federico e Franco. Io sono i torturati quella notte nella Diaz. Ogni vittima di mala polizia nelle menti vi rimanga incisa. Le istituzioni mafiose difendono i loro squadristi in divisa. Io sono Stefano, Michele, Carlo, Giulio, Giuseppe, Manuel, Gabbo. Io sono Marcello, Catiuscia, Riccardo, Simone, Giuliano, Aldo, Federico e Franco. Io sono i torturati quella notte nella Diaz. Ogni vittima di mala polizia nelle menti vi rimanga incisa. Le istituzioni mafiose difendono i loro sicari. Eppure non tutta la gente in divisa è merda. Non urlo più ACAB, ma non di certo per non dare appiglio a voi. È che mentre gli infami si coprono a vicenda, so che la parte buona delle forze armate sta con noi. Non è questione di opinioni o discorsi sottili, si tratta di essere o non essere civili. Ma questo non cancellerà il sangue degli innocenti che macchia le istituzioni perché sono acconsenzienti. È facile parlare da persona pacata e sobria finché il morto da piangere non arriva in casa propria. Facile attaccare chi cerca la verità abbondando di luoghi comuni e chiacchiere da bar. Lo Stato quando ammazza lo fa sempre per due volte, la prima fisicamente, la seconda in tribunale. Perché 9 su 10 lui i suoi uomini li assolve, se punisce solo un contentino per minimizzare. Sappi che il cadavere di ogni morto di Stato non conosce pace, ma vive un inferno permanente. Perché viene continuamente vil peso e stuprato dai politici in TV e dai giudizi della gente. Salvini, che faresti se uccidessero tuo figlio? Proprio quelle persone che dovrebbero tutelarlo. Taceresti se un qualsiasi coniglio difendesse quegli assassini e si arrogasse il diritto di diffamarlo? Roberto Mandolini, sei un bugiardo, dietro un monitor ti affanni nel farci guerriglia. Hai coperto i colleghi tuoi che hanno ammazzato
ammazzato cucchi. E con quale coraggio difendi chi ha ucciso mio zio ed insulti la mia famiglia? Di certo hai dimostrato ciò che da sempre diciamo, l'atteggiamento squadrista e mafioso che denunciamo. Almeno abbiate un po' di decoro, siete la vergogna dell'Italia ed ognuno che fa il proprio lavoro. Io sono Stefano, Michele, Carlo, Giulio, Giuseppe, Manuel, Gabbo. Io sono Marcello, Catiuscia, Riccardo, Simone, Giuliano, Aldo, Federico e Franco. Io sono i torturati quella notte nella Diaz. E ogni vittima di mala polizia nelle menti vi rimanga incisa. Le istituzioni mafiose difendono i loro squadristi in divisa. Io sono Stefano, Michele, Carlo, Giulio, Giuseppe, Manuel, Gabbo. Io sono Marcello, Catiuscia, Riccardo, Simone, Giuliano, Aldo, Federico e Franco. Io sono i torturati quella notte nella Diaz. E ogni vittima di mala polizia nelle menti vi rimanga incisa. Le istituzioni mafiose difendono i loro squadristi in divisa. Raccontate la perquisizione, raccontate che quando vi eravate divertiti a picchiare quel drogato di ma tu sai a quante persone l'hai raccontato? Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo, ma tu sei buono? Dico tu che lo raccontavi. Ma tu sei buono, ma tu sei buono. Ma che buono, ma che non finirà nel nulla la ricerca dei colpevoli.